Questo blu, e come tu sai giustamente, passati gli anni per tutti, è un grande riconoscimento che si danno ai sanmentesi che hanno fatto qualcosa di importante. E tu, il grande Luigi Orsini, che io per me è un onore averti conosciuto tanti anni fa, mi sto invecchiando pure io, però penso che sia una cosa bellissima per chi veramente ha fatto qualcosa non solo per San Benedetto. Non ho fatto solo per San Benedetto, perché oltre al corso di Coverciano che presentai in Pulcini, che non esisteva in Italia, fui ammesso e interrogato da Fulvio Bernardino e Frozzi. Eravamo in tanti, rimanemmo in 41. Poi i corsi di prima ero dal 1 luglio al 14 agosto per 2 anni, più gli aggiornamenti. Invece oggi con una mesata si fa tutto. I tempi sono cambiati. Ti chiedo, Luigi, i ricordi sono tanti, dimmene uno su tutti che riporti, che porti nel cuore, diciamo, per tutta la vita. Uno su tutti. Un ricordo sarebbe un aneddoto, ma non vorrei parlare. Quando portai 9 giocatori alla Sanbenedettese, Romani, Troli, Fanese, eccetera, eccetera, i dirigenti ne erano rimasti in bocca, Gaetani, Roncarolo, Bollettini. Allora avevano, andavamo a fare le finali nazionali a Foligno, perdemmo 2-1 con la Fiorentina. L'anno dopo Cicchi e Ferraguti mi disse di far provare, perché prima questo era nel 42, nel 43, un 46 Palestini, portiere molto molto forte, forse uno dei più forti. Dopo lui matto per le moto, si è rovinata la vita. Allora lo provò Agliani e disse: questo giocatore non vale niente. Allora io, per dimostrare che aveva valore, telefonai a Rabbitti, settore giovanile Juventus, lo provò, immediatamente lo prese. Dopo, a 16 anni, già stavo con l'Ascoli in Serie C. La moto, per non mettere una bambina sotto a Monza Polo, si rovinò il braccio. Prima era tutto diverso l'operazione. Però questa dimostrazione di quante persone e quante cose hai fatto, questa è una cosa bellissima. Ti faccio i complimenti, e complimenti perché stai in un'ottima forma, potresti ancora allenare. 90 anni e non me li fanno nessuno. Sì, sta un ragazzo mio, Lisa, ha costruito già la Folgore che non lo vuole far scomparire. E fa bene. È a Porto d'Ascoli, il curato della chiesa principale gli ha dato il chiamo tutto gratis, e già i bambini, e io e Manni siamo andati già a fare qualche allenamento. Grazie Luigi, complimenti, grazie. Grazie tanto. Grazie.